miss anyone. Mi scusi, anche a noi chiede la cosa della vita che che oggi vuole annunciare pubblicamente a tutti i suoi tifosi il suo matrimonio. D'Americo Stigliano. Signori, per favore, prendiamo la coreografia, che abbiamo fatto questa cerimonia per fare.
per favore, prendiamo la coreografia. Ragazzi!
pochi. Prossimo. Due minuti. Siamo con Stillitano, subito dopo la conquista di questo grandissimo traguardo, la Serie D. Stilli, allora raccontaci le emozioni, cosa si prova? Beh, diciamo che è un'emozione grandissima, davvero, è qualcosa di straordinario raggiungere un obiettivo così grande, inseguito da tanto tempo. E ricordo ancora quando eravamo in prima categoria e da lì non immaginavamo nemmeno di poter raggiungere una cosa del genere, quindi per me è qualcosa davvero inspiegabile. E volevo dedicare questa vittoria alle persone a me più care, ai miei familiari, sia quelle presenti che mi sostengono sempre, alla mia ragazza, e sia ai familiari che non ci sono più. E volevo dedicare a questa vittoria a queste persone, a Gioetano, alla Gioiese, ai miei ragazzi, ai miei compagni, che sono stati degli uomini prima di tutto e poi dei giocatori. Abbiamo dimostrato lungo questo cammino di essere davvero una grande squadra, un grande gruppo, l'abbiamo sempre dimostrato, abbiamo lottato ogni partita. E volevo dedicarla ai mister, ai miei avversari, perché senza di loro, diciamo, sarebbe stato tutto troppo semplice. Quindi merito a tutti, soprattutto volevo dedicarla a una persona, al nostro direttore Gino, perché è stato il motore di questa squadra, è stato sempre presente, ogni esigenza, soccombere qualsiasi tipo di problematica, è stato notte e giorno a lavorare per noi, è qualcosa di instaccabile Gino, quindi questa vittoria è soprattutto anche la sua. Stilli, allora hai capito che questa Gioiese poteva raggiungere la Serie D, questo traguardo? Qual è stato il segreto? Devo essere sincero,
e anche un po' presuntuoso. Io ho sempre notato nello spogliatoio il gruppo affiatato che eravamo e quindi io ero convinto di poter raggiungere questo obiettivo. Ma c'è stato un momento in cui, dopo la sconfitta con la Promosport in casa, siamo andati a vincere a Reggio contro la Reggio Mediterranea e là abbiamo dimostrato un gruppo, una forza di un coraggio, come posso dire, è stato qualcosa di straordinario e c'è ribaltare da una settimana all'altra un risultato che magari poteva demoralizzarci la sconfitta in casa, invece abbiamo dimostrato tutto con la partita e secondo me quella partita è stata la voce. Quindi l'unione del gruppo è stato il segreto. La forza di reazione che ha avuto questa squadra è straordinaria. Perfetto, grazie. Grazie a te. Siamo con Nico Spanò, uno degli uomini simbolo di questa stagione. Un difensore fortissimo. Di questa stagione trionfante per la Gioiese. Nico, dici le emozioni, raccontaci quello che vuoi. Le emozioni fino sono alle stelle veramente, un'annata incredibile. Oggi vedere tutta questa gente ci ha riempito d'orgoglio. Sapevamo che non volevamo sbagliare perché volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi, nonostante la pioggia c'era un pubblico veramente di altre categorie e siamo veramente contenti. Ci abbiamo creduto fin dalla prima giornata quando abbiamo giocato alla Lamezia contro la Promosport, abbiamo vinto lì in 9. Sapevamo dopo quella bella vittoria che ci potevamo provare, che eravamo una squadra forte, un grande gruppo, e quindi poi passando per la finale, arrivando adesso oggi, credo che sia un ciclo meritato perché abbiamo dimostrato in campo tutto il nostro valore. Veramente sono emozionatissimo perché veramente vedere tutta questa gente al seguito oggi è da tanto forse che non si vedeva, quindi da Gioiese cosa si prova? Da Gioiese è un'emozione unica, viene il freddo solo a pensarci. Poi 2 anni consecutivi vincere è qualcosa di importante. Questa maglia che poi l'ha indossata anche mio padre, ha un sapore questa vittoria. A chi dedichi la vittoria, Nico? Ai miei genitori, perché sono sempre presenti alla mia famiglia, mio nonno che era presente, ai miei zii, a tutti, ma a tutti noi, a tutti i tifosi che erano presenti. Credo che questa è la vittoria di Gioia Tauro, oggi è la vittoria di gioia, perché dopo tanto tempo ogni tanto è giusto anche che ci prendiamo qualche merito. Oggi la piazza veramente ha risposto bene nonostante la pioggia, veramente. Cosa speri per il futuro? Cosa speriamo quindi per il futuro, per il domani? Cosa speriamo per il futuro? Che tutta questa gente che c'è stata oggi, famiglie, ragazzi, bambini, è l'auspicio che la Gioiese possa adesso restare nel calcio che conta per tanti anni. Benissimo. Veramente una giornata, Peppe, indescrivibile. Penso che la potremmo raccontare ai nostri figli negli anni, sì. E anche ai nipoti, perché veramente una giornata del genere non me la sarei aspettato. Ma gioia, è stato un sogno veramente. Quest'anno è stato un sogno, ma oggi particolarmente. Grazie Nico. Grazie a voi. E siamo con Marco Condemi, uno degli artefici di questa stagione. Un grandioso protagonista. Marco, cosa si prova? È un'emozione bellissima. Poi farlo a casa davanti ai miei familiari, ai miei amici, a tutto il pubblico, che oggi è stato fantastico. Penso forse c'erano, non so, 2000, quasi 2005 persone, ma hanno dato il massimo e noi in campo non abbiamo sentito nemmeno la stanchezza oggi, perché è stata proprio una giornata di festa da quando ci siamo alzati fino adesso. Marco, nei giorni precedenti come l'hai vissuta? Io l'ho vissuta bene, l'ho vissuta tranquillo, serenamente, perché sapevo di avere a fianco un gruppo fantastico, fatto di veramente di grandi uomini e grandi persone. Alla fine questa settimana sapevamo che finiva così, perché avevamo voglia, avevamo fame di vincere e alla fine l'abbiamo portata a casa. Il segreto di questo gruppo, il segreto della vittoria. Il segreto l'hai detto tu, il segreto è stato il gruppo quest'anno. Il gruppo è stato fantastico, siamo forti e l'abbiamo dimostrato. Personalmente cosa ti auguri per il domani? Io personalmente mi auguro ancora di continuare e spero di rimanere qui con tutti i miei compagni che ho passato quest'anno e basta. Poi adesso mi godo la festa e poi per un altro anno poi si vede. Complimenti Marco, sei stato grandioso. Grazie mille.
E ce lo teniamo stretto! Ed è grazie a voi!
Intanto buonasera a tutti, vi ringrazio per la presenza. Volevo dire una cosa, l'ho letta prima su Facebook e la ribadisco oggi perché sono gioiese. La Gioiese è la terza volta che va in eccellenza e ci è andata con Gianfranco Cannatà, con Mario Lottorioni e con Graziano Nocera. E forse Gioia Mauro! Perché noi non siamo capaci a nessuno! Volevo dire una cosa, ci abbiamo ancora da fare la Supercoppa perché noi non ci accontentiamo, perché noi dobbiamo vincere sempre. Oggi Gioia Mauro ha dato dimostrazione di essere una terza importante, il polivalente non è mai stato così pieno. Dobbiamo ringraziare la popolazione, i tifosi, tutti quelli che hanno lavorato tutte le loro della Gioiese, quelli che hanno tagliato la vera, quelli che hanno sfondato il campo, quelli che hanno raccolto la spazzatura, tutti quelli che ci hanno seguito, e poi questi ragazzi che sono stati incommiabili. Bisogna ringraziare tutti quanti, bisogna ringraziare i tifosi, bisogna ringraziare veramente tutti. Oggi abbiamo dato dimostrazione di essere una città pronta a vivere un sogno importante e non dobbiamo fermarci. Sono convinto di questo e forza Gioiese! Ringraziamo, grazie. Allora... di questo campionato e allora dobbiamo ringraziare Vega di Gaetano Ventra, Gerdas di Germano, i supermercati con te, Anteprima Moda, poi Nogra e dobbiamo anche ringraziare la Tessi Sud di questo dirigente Federica Coppola. Questi sono quasi, abbiamo dato anche una mansione a una persona molto importante, è stata sempre importante per lo sport gioiese, specificamente ovviamente per il calcio, perché il presidente onorario della squadra è il grande Mimmo Mercurio. E qua l'applauso sta automaticamente. E tra le persone che sono state vicine a noi
con la loro grande esperienza e ci hanno guidato, il Giaguaro, colui il quale ha difeso per anni e anni la porta della Gioiese con grandissimi risultati, Raffaele Giacome. Ecco Giuseppe Mancini, mamma mia, l'entourage nostro. Allora Giuseppe Mancini quest'anno ha avuto un compito speciale, particolare, perché giorno per giorno lui ci ha raccontato le vicissitudini della nostra squadra, tutto ciò che praticamente giorno per giorno è successo dietro le quinte. È stato un onore rappresentare, essere responsabile della comunicazione di questo glorioso club che è la Gioiese, e seguirlo così da vicino per me è stato un sogno realizzato e spero che in futuro possiamo fare sempre meglio. Tutti insieme, popolo Gioiese, un grosso abbraccio. Nel nostro cammino c'è in casa, c'è fuori casa. Rappresentanza anche del comune di Gioia Tauro, il vice sindaco Carlo Molterno, un applauso. Buonasera vice sindaco, le do la parola perché lei esprima almeno i suoi sentimenti verso la Gioiese davanti al nostro grande pubblico. Buonasera, grazie, ma i giocatori sono ancora tutti lì, grazie mille. Ragazzi, io mi rivolgo a voi perché questa sera avete reso grande la nostra città, perché lo dobbiamo dire, avete reso grande la nostra città e non solo la Piana, ho la presunzione di dirlo perché stasera è una cosa bella, una cosa orgogliosa, e quindi dobbiamo essere fieri ed orgogliosi, e quindi ci avete reso importanti non solo a Gioia Tauro ma in tutta la Piana. Quindi quando si parlerà di Gioia Tauro si parlerà di questo colore splendido viola che l'avete reso stasera, insieme naturalmente a tutto lo staff, il presidente, il vicepresidente, la dirigenza tutta quanta. Quindi ragazzi, facciamogli un grande applauso a questi ragazzi e vi portiamo i saluti da parte del sindaco e da parte di tutta l'amministrazione comunale. Grazie mille ancora ragazzi per l'orgoglio che ci avete reso stasera. Grazie. Grazie mille per la vostra presenza. Ringraziamo anche le altre autorità che ci sono e che fanno parte di questo. Anche l'assessore Maggio, l'assessore Lindini e i consiglieri perché tutti sono qua presenti per l'orgoglio di questa sera, di importanza di questa sera. Il suo compito davvero in maniera perfetta quando è stato chiamato a difendere i nostri palli. Francesco Stigliano! Hanno dato il loro apporto chiudendo le serrature della nostra porta. E adesso andiamo all'altro portiere, ce n'è una. Il terzo portiere che è Antonino Castiglioni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Antonino Galletta. Questi sono i portieri della nostra Gioiese. E adesso passiamo ai difensori. Io inizio con un ragazzo che ha dato l'anima e il cuore. Ha dato tutto se stesso come l'ha fatto il padre nei primi anni 80, perché è un figlio d'arte, figlio di un certo attaccante del Gioiese che ci ha fatto sognare e ci ha portato con solo in Serie C nei primi anni 80, era Gianni Cigliano. Andrea Cigliano viene rinforzato, medico dell'infortunio, ha concluso al sistema il suo campionato. Facciamogli gli auguri anche per una prontissima ripresa a questo ragazzo che davvero merita tanto e da tutto il cuore. Ogni volta che viene chiamato in campo e viene messo in campo nel nostro mister Graziano. I difensori Domenico Scarcella, queste sono belle rivelazioni, giovani e giovanissimi under che si sono messi in mostra in questo campionato di Serie D. Lui
in assoluto la migliore, il miglior esterno basso di destra di questo campionato, il miglior terzino destro di questo campionato per la sezione A. Complimenti. Rocco Spano, la nostra freccia della fascia sinistra, il marcatore Arciglio che ha bloccato tutti, non è passato mai nessuno da una parte. Non mi ricordo la partita che ho commentato che hai fatto un errore, pochissimi errori, e quindi bravissimo. Complimenti, voto mio 10 a te e 10 a te. Alessandro Bascoli!